L'iniziativa della Giunta Cota, volta ad introdurre nei consultori volontari pro vita per far diminuire il numero delle donne che interrompono la gravidanza, torna davanti al TAR. È attesa per domani la sentenza del TAR del Piemonte, che dovrà pronunciarsi per la seconda volta sulla delibera. Una prima delibera dell'ottobre 2010 era stata già bocciata nel luglio scorso dal TAR, che l'aveva giudicata lesiva della legge 194. Pochi giorni dopo il respingimento, la Giunta regionale piemontese ha però riapprovato il protocollo, allargando i criteri per l'introduzione dei volontari nelle strutture. Nella prima versione si chiedeva alle associazioni solo di comprendere nello statuto le finalità di tutela della vita fin dal concepimento. Ed era stato proprio questo il punto contestato dal TAR. Noi ci aspettiamo che il TAR accolga l'obiezione che è stata mossa, cioè appunto questo criterio di discrezionalità con il rischio di una perdita del principio di indipendenza dei servizi pubblici, la necessità che il TAR riconosca che la gestione regionale deve essere rispettosa delle indicazioni delle leggi nazionali conquistate a duro prezzo negli anni passati, e soprattutto poi ci aspettiamo che la ripresa di iniziativa dei cittadini, i cittadini e le cittadine che hanno cooperato a questa reazione culturale, che poi è diventata anche reazione giuridica contro questi atti deliberativi, possa in qualche modo rifondare un'attenzione più generale sul tema dell'organizzazione dei servizi sanitari e sul fatto che questi servizi sanitari svolgono anche un'azione di prevenzione. Molto spesso i servizi sanitari che agiscono nella logica della prevenzione vengono sacrificati, perché in una logica economica stretta non si vede il beneficio immediato, mentre invece la prevenzione, oltre ad essere una tutela delle persone, è anche un'economia di medio e di lungo periodo. E i servizi consultoriali, ad esempio, con tutte le politiche di educazione alla sessualità, con tutte le politiche sulla contraccezione, con le politiche sulla salute dei minori, svolgono attività di prevenzione.